Intanto volevo chiederti questo parere sul tetto del contante. Sono stati fatti degli sforzi per ridurre, diciamo, appunto i contanti e per cercare di ridurre il cosiddetto black market, no? E credi Allora, che una Alessandra, qui misura, dobbiamo un tetto fare. più... Vai, Scusami. scusa, non volevo interrompere, pensavo No, avessi capito. dicevo un tetto, si parla, la Lega vuole 10.000, poi gli altri magari si vo vorrebbero soffermare sui 5.000, quindi comunque altamente superiore rispetto al tetto attuale. E un tuo parere, questa cosa potrebbe avere un impatto negativo e soprattutto cancellare tutti gli sforzi fatti sinora? Allora, Alessandra, io voglio partire da un dato, voglio fare un discorso, come si diceva, nelle assemblee del 68 a monte. Vedete questa roba qui? Questa è una banconota, ce l'ho io in mano, è mia, questa banconota è di mia proprietà. Per prenderla devono usare violenza, mi devono assaltare, prendere il portafoglio e strapparla. Questa roba qui, i soldi che sono sul mio conto corrente, non sono di mia proprietà. Sono in una banca e se il governo me lo permette, io li posso spendere. Io quando vado a pagare con il bancomat ho un tetto, non posso pagare più di 2.000 euro. Mi è capitato più volte, non so, dovessi pagare un conto all'ospedale, no? E non me lo hanno fatto pagare perché con il bancomat non si può, l'assegno non viene accettato, eccetera, eccetera. Quindi, se poi succede qualcosa allo Stato o alla banca, quei soldi mi possono essere espropriati, i soldi che ho sul conto corrente, con un tratto di penna. Come è successo in Grecia, come è successo a Cipro, dove la gente non poteva ritirare i soldi dalle banche, come è successo e sta succedendo tuttora in Libano. Ok? E quindi i soldi, quando sono in banca, sono sotto il controllo dello Stato. Se allo Stato piace prenderne una parte, lo può fare. Non mi credete? Beh, vuol dire che non capite assolutamente niente, perché è già successo. Ricordi i più anziani, quindi con più anni sulle spalle o con più capelli bianchi, come me, ricordano il prelievo del governo Amato che nottetempo sottrasse il 6 per 1000 da tutti i depositi bancari. Allora, qual è il discorso? Il discorso è che il contante è libertà, è affrancamento dall'arbitrio del governo. Questo è il dato fondamentale. Il limite a 10.000 euro per il contante non va accettato perché non va accettato alcun limite all'uso del contante. È un patto tra cittadini e Stato. Lo Stato fornisce un mezzo di pagamento sicuro, veloce, anonimo, e i cittadini affidano allo Stato questo compito di emettere moneta, di garantire quella moneta, perché è un servizio, una comodità, se preferite, per tutti. Quando questo servizio viene abusato dallo Stato con scuse ridicole come quella della lotta all'evasione fiscale, bisogna alzare le antenne, perché quello è un modo per fregare, per telelobotomizzare la gente e indurla a spararsi sui piedi o su altre parti del corpo, no? Dopo essere stata turlupinata con argomenti speciosi, argomenti che per esempio non a caso porta avanti una signora che si chiama Gabbanelli, Milena Gabbanelli, a cui dobbiamo la nascita di Liberi Oltre, per il cumulo di baggianate che usa diffondere attraverso i giornali. Che giornali? Beh, il Corriere della Sera. E come mai lo diffonde attraverso il Corriere della Sera? Perché il Corriere della Sera ha le orecchie sensibili agli interessi delle banche. E ci guadagna quando i pagamenti devono essere fatti attraverso i mezzi elettronici? Beh, ma guarda caso, ci guadagnano le banche.
Quindi c'è una commistione tra Stato e banche che induce a raccontare stronzate sulla lotta all'evasione attraverso il limite all'uso dei contanti, che nei paesi civili, America o Germania, nemmeno si sognano. Che poi ci sia un effetto sulla evasione è completamente falso, perché in Italia questo limite al contante è prima salito e poi sceso a 3.000, no, a 1.000, poi a 2.000, e poi era 20 milioni, non so, in epoca pre-euro. L'evasione fiscale non mi sembra si sia sostanzialmente ridotta, e io non ho visto nessuno studio, nessun paper in cui mi si dimostrava il contrario. Abbiamo un, diciamo così, un esperimento, un natural experiment, come lo chiamano adesso gli economisti, alla page, in cui, pur modificando il tetto al contante, non si vedono effetti sull'evasione fiscale. Quindi sei favorevole all'innalzamento del... No, sono contrario, perché sono contrario a qualsiasi limite, che sia 1.000, 10.000, 100.000 o 1.000.000. Io voglio andare in banca con i sacchi di banconote, perché è il mio diritto di cittadino usare il contante fin quanto mi pare e piace. Sei tu, Stato, che al limite devi dimostrare che quel sacco di banconote io l'ho guadagnato illegalmente, o ho evaso il fisco, o ho fatto qualsiasi cosa. Non devo essere io a dimostrare che le banconote in mio possesso sono frutto di attività lecite, perché questa è un'inversione dell'onere della prova inaccettabile in un sistema liberale, in uno Stato di diritto. Sai che però a volte è difficile, cioè, nel senso... Beh, ma anche è difficile prevenire le rapine. Le rapine, purtroppo, si fanno con le autovetture. A nessuno salta in testa di proibire l'uso delle autovetture o di limitare l'uso delle autovetture nelle ore in cui si compiono le rapine in banca, perché così si limitano i reati. Sicuramente gli scippi vengono fatti con i motorini, nessuno si sogna di limitare l'uso dei motorini, perché così si impediscono gli scippi. Quindi ricordate, tutte le volte che vogliono imbonirvi, che vogliono indurvi a spararvi sui piedi, voi cittadini, vi raccontano baggianate che vanno a solleticare le vostre paure: l'evasione fiscale, la pedofilia, il terrorismo, il riciclaggio, la mafia, eccetera, eccetera, per indurvi ad accettare il controllo, il limite alla vostra libertà, il restringimento dei diritti costituzionali, il restringimento delle libertà garantite dallo Stato di diritto, di cui il contante è un aspetto essenziale. E chi non lo capisce e racconta baggianate, corbellerie sull'euro digitale, sul dollaro digitale, sulla facilità di pagamenti, eccetera, eccetera, è un perfetto imbecille. Ecco, quando capiranno che con l'euro digitale o le cose digitali voi potrete essere tracciati in ogni vostro minimo movimento, transazione, azione, beh, allora sarà troppo tardi. Ecco, allora ci chiedono come allora si risolve l'evasione fiscale in quel caso. L'evasione fiscale si risolve andando a verificare se un'azienda ha delle, diciamo così, ha un fatturato, si fanno le ispezioni. Ma io vi dico una cosa, io personalmente ho denunciato una persona sconosciuta al fisco che fa una vita assolutamente agiata, la Guardia di Finanza se n'è sbattuta altamente di andare a verificare da dove aveva preso i soldi. Come mai? Beh, perché la Guardia di Finanza evidentemente ha interessi diversi da quello che uno potrebbe immaginare. Quindi magari preferisce andare dalle imprese, no? Sparargli delle multe con argomentazioni speciose, perché tanto sa che
il diritto, diciamo così, il giudizio per le contestazioni fiscali è completamente distorto a sfavore del contribuente e quindi a buon gioco a ricattare il sistema delle imprese facendo leva su leggi farneticanti e demenziali, perché lascio voi a immaginare i motivi. Diciamo, ecco, evidenti e meno evidenti. Quindi come si fa in Italia, si potrebbe fare così come si fa in America, così come si fa in Germania, così come si fa in tutti gli altri paesi. Che poi si voglia ridurre l'evasione fiscale a zero è ovviamente una farneticazione, ci sarà sempre un livello di evasione fiscale, come sarà sempre un livello di omicidi, sarà sempre un livello di furti, ci sarà sempre un livello di mazzette, e quindi non è sparando la corbelleria della lotta all'evasione per debellare il fenomeno che si potrà offrire una giustificazione alla limitazione dell'uso del contante. Il contante è libertà e, come tante altre libertà che hanno implicazioni non particolarmente, come posso dire, piacevoli, come appunto l'uso dell'autovettura, quello succede. Se si limitasse l'uso dell'autovettura o se lo impedisse, finirebbero gli incidenti stradali, gli investimenti di persone, le rapine, i rapimenti e tante altre cose, ma noi non ci sogniamo appunto di adottare misure drastiche sull'uso dell'autovettura, giustificandole con la lotta alla criminalità. Ecco, partiamo dal tetto al contante, perché l'ultima volta ha svelato un dibattito molto importante qua su Liberi Oltre, perché Scacciavillani aveva detto che effettivamente il tetto al contante più elevato, un passaggio non so da 1000 euro diciamo a 10.000 euro, sto sparando ovviamente numeri a caso in questo istante perché noi non sappiamo esattamente quanto sarà, non avrà alcun impatto sul il prevenire l'evasione fiscale. Lei è d'accordo o meno con questa dichiarazione? Allora, io credo che questo discorso, e l'ho scritto anche tempo dietro, questo discorso dell'aumento del tetto al contante è una delle tante cambiali che questo governo e questa maggioranza devono pagare a chi li ha votati. Allora, io non so quanto sia la relazione econometrica, no, tra la variazione del tetto al contante e la variazione dell'economia sommersa, però so un'altra cosa che, per la quale non mi sembra ci voglia una particolare scienza. L'aumento del tetto al contante servirà ad alcuni elettori di questa maggioranza a fare più nero e di fatto a pagare meno tasse e ad avere un sussidio occulto e implicito pagato da quelli che le tasse le pagano perché magari non possono fare altro come i lavoratori dipendenti. Questo è un dato di fatto oggettivo. Dopodiché io sono anche d'accordo che si può eliminare il tetto ai contanti e tuttavia solo nel caso in cui si aumenti i controlli in maniera molto precisa e molto profonda sui conti correnti e direi di più anche sulle cassette di sicurezza, perché i contanti del nero finiscono direttamente o indirettamente nelle cassette di sicurezza prima di essere rimessi in circolo. Allora, se noi avessimo un controllo preciso, pervasivo di quello che succede sui conti correnti e sulle cassette di sicurezza, direi: sapete che c'è? Via il tetto ai contanti, perché tanto non sfugge nessuno. Siccome questa cosa non succede, è ovvio che questa maggioranza, che è stata votata da gente tipo commercio al dettaglio, piccoli commercianti, gente che ha difficoltà della crisi economica e dal maggior controllo del fisco e hanno bisogno di sostenere il loro reddito, gli aumentano il tetto al contante perché così questa gente può avere un sussidio implicito e occulto a carico di chi le tasse le paga. È semplicissimo e non serve a niente obiettare, come obietta qualcuno: e ma
intanto ci sono i registratori di cassa, la fatturazione elettronica, la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate. Signori miei, non prendiamoci in giro. La fatturazione elettronica è meravigliosa fin quando c'è una fatturazione, ma quando due persone si mettono d'accordo per non fatturare tutta la cifra, no? È chiaro che la fatturazione elettronica non serve a niente. Quando io vado in un esercizio commerciale e pago in contanti, l'esercente mi può fare lo scontrino con il registratore di cassa che manda i dati all'Agenzia delle Entrate, oppure no, oppure può non farmi lo scontrino. Se io pago con la moneta elettronica, esiste una traccia del mio pagamento che viene incrociata con i dati dell'Agenzia delle Entrate. Se io pago in contanti, la traccia non c'è. Per cui non prendiamoci in giro. Questo è un sussidio dato ai piccoli commercianti, soprattutto ai piccoli commercianti e lavoratori autonomi, per permettere loro di reggere, di aumentare il loro reddito. Poi, siccome in questo paese fingiamo sempre, come si dice da tempo, di dire che Gesù Cristo è morto dal freddo, andiamo pure a fingere che non sia successo niente, andiamo pure a fingere che questo aumento del tetto al contante sia per motivi di privacy, che è una emerita idiozia, andiamo pure a fingere dicendo che serve ad andare dal gioielliere e pagare i gioielli per l'amante, altra perfetta idiozia che serve, come dire, per fare battute da bar, ma in realtà questa è una cosa che andrà a agevolare l'evasione minore dei piccoli commercianti, dei lavoratori autonomi, degli artigiani. Ma mi si potrebbe obiettare, ma perché ci preoccupiamo dell'evasione minore, se è minore? Per un motivo molto banale, che l'evasione minore si applica a moltissimi di questi soggetti, e quindi piccole cifre applicate su milioni di soggetti fanno grandi cifre. Quindi questa è una cambiale elettorale che questo governo e questa maggioranza stanno pagando.